servizi e forniture per i Garden Center. Siamo all'interno dello stand di Organizzazione Orlandelli. Quali sono le novità presentate a My Plant & Garden? Novità ne abbiamo tante, una in particolare sono gli espositori, i bancali espositori con le luci a LED. L'esigenza viene dal fatto che, essendo anche proprietario di un garden center, abbiamo visto le piante dei Phalaenopsis, perché questo è un concept dedicato esclusivamente ai Phalaenopsis. Abbiamo visto che le piante soffrono quando vengono via dalle serie di produzione. Una nota abbastanza importante è che le piante di Phalaenopsis, per coltivarle, fino a qualche anno fa servivano 52 settimane. Oggi, grazie anche alle luci a LED che ci sono nelle serre, in 38-40 settimane la pianta è pronta per essere venduta. Ovvio che questo porta sì beneficio alle aziende, ma la pianta viene più stressata. Quindi, quando vediamo la pianta nel nostro garden center, dopo qualche giorno vediamo che perde quella lucentezza, quella brillantezza della pianta fresca. Abbiamo inserito quindi queste luci a LED 6000 gradi Kelvin, sono una gradazione apposta per queste piante, sempre luce fredda, e di conseguenza le piante possono ritrovare una situazione adatta a quella che c'era nella produzione e durare dal consumatore anche fino a 60-90 giorni, a differenza magari di una durata del fiore, parliamo del fiore in particolare, della fioritura, non tanto della pianta, di 30-40 giorni. È una funzione di mantenimento per la pianta, ma anche di arredo per il garden center stesso, perché sono anche abbastanza sceniche da vedere. Assolutamente, è una oltre al valore specifico dell'illuminazione, hanno anche proprio il valore estetico. Ovviamente possono essere utilizzate anche su altre piante. La concezione che bisogna avere usato sulle altre piante è proprio questa, quella estetica. Cioè, io voglio creare un focus particolare su alcune piante, e lo posso fare tramite anche queste luci. Perché la luce bianca, nonostante io la posso mettere anche fuori all'aperto, è una luce diversa, quindi viene comunque notata. Benissimo, questo è un prodotto made in Italy. Quali sono i paesi maggiormente interessati per l'export? L'Europa, sicuramente come Germania, Francia, sono due paesi molto importanti per il prodotto made in Italy, quindi anche per il nostro. Negli ultimi anni vediamo crescere molto anche i paesi dell'est, a parte il problema che abbiamo in questo momento con la Russia. Paesi del nord Europa, Danimarca, Svezia, Finlandia, vediamo che c'è una bella crescita. Poi noi come azienda 2 anni fa abbiamo aperto una sede in America, e quindi stiamo esportando il nostro made in Italy anche negli States. Benissimo, la ringrazio, grazie molto. Grazie.